Thank you.
qui alla squadra della Delmenes Art Gallery. Maestro, come si intitola quest'opera grande della Delmenes Art Gallery creata oggi? Molto preoccupato questi giorni con il tema del figlio e padre, ispirata dal libro che ho letto per le ultime settimane, scritto dal grande Vittorio Scardi, si chiama Nel nome del figlio. Del figlio. Ispirato dal libro di Vittorio Sgarbi, quindi? Sì. E vuole anche dare lo stesso nome a questo quadro. È il nome del figlio. È il nome del figlio, dedicare al DM Gallery e personalmente il grande attore di questo libro, il professore Vittorio Sgarbi. Ho detto sulla radio intervista oggi, c'è cioè, il mio pensiero, Vittorio Sgarbi è il figlio. È il figlio di Dio. Vittorio scrive nelle terze o quattro linee della prima pagina, c'è cioè, Dio è venuto per creare il nostro mondo, mentre il figlio è venuto per salvare il nostro mondo. Essenzialmente penso a Sgarbi essere grande regalo per il nostro mondo ora, per salvare il nostro mondo da degradazione spirituale, degenerazione intellettuale, per dare grande avantezza a tutti noi, al nostro mondo, per alzare la nostra mentalità, il nostro intellettualismo, la nostra spiritualità. Questo è importante per tutti noi. È vero questo, è veramente grande. Più prezioso perché in mezzo. Ah, ok, ti aspetto, grazie. Il grande Monsignor Fuggero. Conosce la storia molto bene. Io ho fatto un quadro, infatti dedicato specialmente a questo santo signore Fuggero. Il quadro adesso a Roma. Oh, complimenti, bravo Alessandro, bravo, bravissimo. Ancora non sono finiti per le sorprese, ce ne saranno ancora tante, ma la prima c'è un grande artista che ha pensato ad Alexander per un bel po' di tempo e ispirato alla sua intelligenza, alla sua bravura, l'anima artistica, al suo spirito, anche può darsi, essendo per lui una stella un po' lontana, ma comunque oggi ci si incontrano e si daranno anche la mano, e Giuseppe Pasqualetto. Prego. Via. Forza. Siamo qui, Giuseppe, girati, siamo qui. Giuseppe, girati. Giuseppe, girati. A te l'onore. Chi è questo? A te l'onore, dai, io aspettavo questo momento da mesi e mesi, perché l'ho fatto. Bravissimo. Ma ti accusi di ispirato. Bravo. Giuseppe, guarda qui, oh bravo, ecco, così ti mi sono ispirato. Questa è una figura di uno dei miei quadri. Questa è la seconda figura dal secondo mio quadro. Questo è inferno, no? Allora, con Dante. Bravo Giuseppe. Alexander, vedi che hai una persona che ti ha pensato e ti ha aspettato qui. Solo un particolare volevo dire, che qui non ho avuto nessuna difficoltà.
onestamente credetemi, qui ho avuto una difficoltà perché non riuscivo proprio a seguire le immagini, perché questo ti viene un po' a memoria il corpo umano. Qua la stessa cosa, ma credetemi, ho avuto molta molta difficoltà. Perché io penso... Bravissimo! Giuseppe! Siamo qui, Giuseppe, eh! Oh, bene, bravo! Questo dopo lo diamo. Vuole leggere? Ok. Giuseppe Legerones. Allora, ho dedicato queste semplici parole, sono solo due, non vi trattengo. Carissimo grande maestro Alexander Kanevsky, 2 anni fa a Verona ho avuto l'onore di conoscerti e nell'occasione mi hai fatto sentire una persona importante. Possiedi enormi doti come artista e come uomo di cultura, senza uguali, cospicata e rara semplicità che ti rende persona ancora più ammirevole, con affetto, stima e amicizia. Parole più preziose, grazie. Veramente grandi. Dal spirito italiano, come più vecchio, più importante paese nel mondo di cultura, di arte, che arte si sviluppa qui a Italia, con scuola, grande scuola Florentina di Calcio di Raffaello. Grande scultura, grande scuola veneziana, Tintoretto, Tiziano, Veronese, Giorgione, Tiepolo, eccetera, eccetera. No, non possono parlare di tutti. Grande cultura italiana si svolto adesso con grandi artisti italiani ora. Questo tempo e mi vuole parlare il mio sogno di alzare lo spirito dell'Italia per fare l'Italia prepotente paese nel mondo ancora, e questa forza, questo grande potere possono diventare soltanto per la forza dell'arte. A dopo tutti noi, cioè qui oggi, nostra prossima generazione artistica, nostra speranza per la nostra futura, una di rappresentatrici. Mi penso importante mia figlia Daniela adesso. adesso dipinge fortemente. Scusa, Spazzini, che un genere ce l'ha a fare. Ok, adesso parliamo. Lo dico una sì. Parola su oggi, perché io di Happening ne ho visti diverse occasioni, spesso con la musica, ma raramente ho visto un'opera così ben riuscita in poco tempo, perché anche tra l'altro è appena mezz'ora, 40 minuti, e dico, mi colpisce sempre Kanevsky per la sua straordinaria qualità grafica, che è un aspetto che avevano i pittori antichi, cioè quelli che con pochi segni si riesce a delineare un disegno, pensiamo ai disegni di Michelangelo, ai disegni dei grandi pittori del Rinascimento, e qui c'è la stessa essenza di quei disegni, ovviamente però con una carica più espressionista, con una forza di questa... di questo aspetto drammatico in cui sentiamo proprio la forza di quest'uomo che tiene. E poi straordinaria è stata la sorpresa quando è apparsa questo volto, la testa grande della sua parte, perché da distante si ricompone. Io quando sono venuto qui l'ho osservato da distante e colpiva ancora di più, perché da vicino ci si rende conto meno. Questo è un quadro che va visto, no, anche in distanza, e si ricompone, devo dire, veramente una qualità straordinaria, quindi siamo veramente davanti a uno degli artisti più stupefacenti dell'odierno panorama artistico, quindi tanto di genius, 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 genius.
grandezza nell'arte. Avrà una foto nella DEM con la sedia rossa e con il re dell'arte. Prego, maestro. Facciamo una foto simbolica. Questi sono gli attestati, per ogni mostra abbiamo fatto un attestato, quindi Alexander ha partecipato a ognuna delle mostre che ci sono state, quindi fino dall'inaugurazione che abbiamo fatto a luglio, e quindi procediamo con il primo attestato della mostra Contemporary Visions. Un attestato! Giro da Alexander, così. Questo è il primo attestato di Alexander. Stato di forma, luce e colore, la mostra collettiva che c'è stata. No, no, lascia quello da venire. No, va bene così, ognuno alla volta. Lui spiega, ma tu lo dai. Dai, no. Fate la foto con lui. Prego, Domenico. Prego, Giorgio Colla. Spiega. Oh, adesso ti spiego. Ok? Alexander, tutti questi ti sei meritato veramente. Siamo qui, guardi. Perché siamo hai privilegiato qui, la galleria. Un sorriso, signore, un sorriso, un sorriso. Con tutto sei veramente un grande e ci hai veramente onorato e ti meriti non soltanto una diploma, molto di più, con tutto il cuore, ti lo meriti. Anche questa galleria. Sì, io sarà una dei protagonisti di questa galleria. Che è vero. Grazie. E poi c'è altri attestati. Questo qua c'è quanto abbiamo fatto. C'è posto per te. Questa era un'altra collettiva, c'è posto per te. È molto importante, ha avuto un grande successo. Ha partecipato circa 50 artisti. Tutti di fama internazionale, nei quali tu hai fatto proprio il capo di tutto il gruppo. Diciamo che e qui questa... è rimasto sempre, ormai questa la chiamiamo la Sala Kanevsky. E quindi l'automatico no, la meraviglia è diventata un simbolo. Un simbolo di dell'arte. La Cappella Sistina di Mestre, lo definite io. Cappella Sistina a Venezia. Vale quasi. Grazie, sì. Ok, molto bene di te. Non eravi testimone perché non eravi presente, ma possono confermare tanti artisti qui che abbiamo veramente fatto un bel successo. Ed ha parlato di ciascun artista presente, disposto nella mostra, di quale anche tu, e quindi ti meriti questo bellissimo attestato. Grazie, grazie. Saluto mia parte. La dottoressa Gabriella Neri. Ah, niente, non dicevo nulla. Allora, ad Alexander. Al grande Alexander. Come dolce la nostra mango. Oh, sì, vero.